Bentornati amici miei qui con un nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Allora, siamo ancora sul pack mod revamp 4.0. Nello scorso episodio abbiamo provato i primi 6 personaggi creati da loro. Adesso proveremo gli ultimi 5. Quindi restate sintonizzati fino alla fine, ragazzi. Il primo che andremo a provare sarà Super Bukon Gotenks assorbito. Come vedete abbiamo due skin con relative skill che però sì, variano pochissimo. Poi abbiamo Golden Metal Cooler, qua cambia solo il colpo del dito folle e il fattore estetico che, come vedete, l'occhio diventa nero. Poi abbiamo Majin Android 21. Con la doppia skin c'è lei normale e in veste da strega. E la veste normale ha anche la trasformazione. Mentre poi abbiamo Majin Android 21 buono e Majin Android 21 cattivo. Allora, iniziamo subito. Allora, prima di cominciare però vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio, a lasciare un commento alla fine del video per farmi sapere quale tra queste mod è la vostra preferita. E se non siete iscritti al canale, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, ragazzi, eccoci qui con Butenks. O Super Bukon Gotenks assorbito, come preferite, ragazzi. E poi abbiamo Golden Metal Cooler. Cattivissimo, mamma mia. Allora, iniziamo con Butenks. Vediamo il moveset. Questo era quadrato, triangolo. Ok, troppo indietro, ok, vai. No, è uguale lo stesso, anche se ti avvicini. Quadrato, triangolo. Ok. Ora vediamo la presa. Va bene. Le sferette. Ottimo. Allora, gli attacchi. Abbiamo il raggio caramella. La super raffica di ciambelle. E se tengo premuto? Niente. Però se continuo a premere il quadrato continua a lanciare, bene, bene. A super attacco Bu fantasma. Ottimo. Buon, la carica potente. Ora, il cannone della vittoria come evasiva. Questa è di Gotenks, ovviamente. Il cannone dell'anima speciale come ultimate. E la super Kamehameha. E questo, ragazzi, era Super Bukon Gotenks assorbito. Ora passiamo a Golden Metal Cooler. Quadrato. Triangolo. Ok. Ferette.
Adesso faccio la presa. Magari di qua. Ottimo. Allora, abbiamo lo schianto simulato. Ok. Il distruttore ombra che lui ci deve attaccare con delle sfere, ma l'abbiamo già visto con Golden Cooler. Raggio distruttivo. Rantless Well Will. Praticamente dovrebbe usare il vigore per ricaricarsi l'aura, ragazzi. L'ipermovimento come evasiva. L'onda energetica alla massima potenza come prima ultimate. E la triple golden supernova come seconda ultimate. Mamma mia, che mostro! Ora passiamo agli altri. Bene ragazzi, eccoci qua adesso con Android numero 21 nella sua versione normale, cioè Majin, e nella sua versione Majin buono, e dopo vedremo quella malvagia. Volete, vi faccio vedere anche l'altra, ma a parte gli occhi è praticamente identica. Allora, vediamo il moveset quadrato. Triangolo. Bellissimo l'effetto dell'aura. Spettacolo. Quadrato, triangolo. Bello. Vediamo la presa. Carinissima. Questa era la sfera tenendola premuta. Le sferette normali. E tenendo premuto invece per fare la sfera. Mamma mia. Cattivissima. Ora. Allora, vediamo gli attacchi. Impeto appetitoso. Non ho capito cosa fa. Cattivissimo però. Sfera dell'esplosione assoluta. Wow. Colpo fotonico. La Majin Kamehameha. Ora abbiamo Energy Relay Ball. Mamma mia, era stupenda sta tecnica. E gran pasto succulento. Mi ricordavo che faceva più animazioni. Anche perché non toglie un tubo. Vabbè. Savory Crunch. Wow, wow, wow. E adesso ragazzi vediamo la trasformazione. Bellissimo, bellissimo l'effetto dell'aura. Bellissimo. Cioè, chi dice diversamente, mente, ragazzi.
Mamma mia, spettacolo. Ho mancata. No, non ha fatto quello che volevo. Va bene. Vediamo l'altra versione, quella buona adesso. Il moveset dovrebbe essere quello, immagino. E invece no, non usa le spade. Però per il resto sì, è uguale. Niente, non mi viene più il moveset, la roba che ho fatto prima. Ok, ok, è venuta. Non so perché, ma è venuta. Va bene. Le sferette. Beh, a dire il vero potremmo vedere direttamente gli attacchi. Ho capito. Oh, la presa con l'altra ve l'ho fatta vedere, non me lo ricordo mica. Ah, sì, era questa, è vero. Sì, va bene. Allora, gli attacchi, Solar Assault. Ah, ok. Oh, ok. Ok, interessantissima la cosa. Quindi se ha effetto, parte una combo. Bella, bella. Sfera dell'esplosione assoluta. Ok, c'era anche l'altra. Colpo fotonico. E lama gustosa. Wow. E ora abbiamo l'impeto appetitoso, che l'abbiamo già visto, e il gran pasto succulento. No. Ah, ma è diverso! Ah, ok, pensavo che ci fosse un seguito. Non so, devo premere qualcosa. E il gran pasto succulento. Ah, ok. E la Kamehameha evasiva. Wow. Va bene, bellissima. Ora passiamo all'ultimo personaggio. Bene, eccoci qua con la versione cattiva dell'Android numero 21, anche se praticamente l'abbiamo già vista nella mod precedente. Moveset. Cattivissima però, mamma mia. Ok. Questa tecnica sinceramente non l'ho capita. Oh, un gran fasto succulento. E poi abbiamo Satiating Detonation, ma non ho capito che cosa fa. Vabbè. Forse deve attaccarmi? Vediamolo subito.
Sì, stai calmo, eh. Non ti montare troppo la testa, caro. Ok. Non so. Se avete qualche idea, ragazzi, scrivetemelo sotto nei commenti. Comunque, allora, io direi che possiamo concludere qui questo episodio, anche perché è l'ultimo personaggio che dovevo mostrarvi. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a spolliciare più non posso per il video, lasciarmi un commento sotto, anche se avete una vaga idea di che cosa fa la prima Ultimate, perché sinceramente non ne sono venuto a capo. Inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi video. Grazie ancora, amici miei, noi ci risentiamo al mio prossimo episodio. Ciao ciao e grazie!